La Commissione europea ha presentato le stime sull'economia d'inverno, ne presenta tutte le stagioni, diciamo un po' ogni mese. Ci si aspettava che fossero un regalino per Monti, un favore preelettorale dicendo come sei stato bravo. In realtà dicono che l'Italia deve prepararsi ad affrontare un altro anno di recessione e entro il 2014 avrà 700.000 disoccupati in più. Questo è il benvenuto che viene dato al prossimo governo, lo scenario che chiunque vinca lunedì dovrà affrontare. Non è l'unica sorpresa che c'è nell'economia italiana, vi raccontiamo in edicola anche di un armadio segreto o quantomeno poco conosciuto che c'è al Ministero del Tesoro, dove sono depositati i contratti derivati stipulati dagli enti locali che tanti disastri hanno fatto nelle finanze di comuni e regioni. Questo armadio è lì, ma pare che nessuno se ne curi e soprattutto che il Ministero non abbia i poteri sufficienti per usare le informazioni che lì sono raccolte. Tutto questo in edicola. Per la prima volta si vota d'inverno, quanto influirà il meteo su queste elezioni? E soprattutto, chi è che rischia di restare a casa se la neve e la pioggia faranno da padrone? In edicola, sul Fatto Quotidiano, vi raccontiamo quanti voti valgono 10 cm di neve. In edicola sul Fatto, i silenzi di Luigi Pallaro. Il senatore italo-argentino non risponde sul caso dei fratelli Chisu, suoi due ex operai scomparsi nell'Argentina di Videla nel 76.